Buongiorno. Mi presento intanto, sono Donatella Ottaviani, sono la responsabile del laboratorio di controllo alimenti della sede di Ancona, dell'Istituto Zooprofilattico, e vorrei appunto parlarvi delle potenziali applicazioni di questi microrganismi, dall'Ovibrio and the like organisms, che sono microrganismi molto particolari, gram negativi, diciamo aerobi, in grado di predare in maniera specifica altri batteri gram negativi presenti nell'ambiente, che possono includere chiaramente anche batteri patogeni e resistenti agli antibiotici. La loro caratteristica che li rende molto interessanti per le applicazioni pratiche nel settore alimentare è l'assenza di patogenicità nei confronti delle cellule eucariotiche, quindi non agiscono su organismi superiori ma soltanto nei confronti di altri batteri gram negativi. Ora, agendo nei confronti dei batteri gram negativi, possono avere un potenziale applicativo sia nel contenere batteri patogeni, ma anche nel contenere batteri alteranti degli alimenti. Quindi il loro potenziale è sia nell'incrementare la salubrità di un alimento, ma anche aumentarne la loro shelf life. E presso l'Istituto Zooprofilattico, diciamo, la nostra attenzione nei confronti di questi microrganismi è iniziata già nel 2013. Abbiamo iniziato a lavorare in questo settore e in particolare ci siamo interfacciati con un gruppo di ricerca del professor Richard dell'USDA. E in quel momento abbiamo anche inviato per uno stage formativo una nostra ricercatrice, la dottoressa Serena Chierichetti, che ha lavorato per un mesetto circa presso il gruppo di ricerca del professor Richards. Sono state quindi acquisite le tecniche di studio riguardanti i BALOS e quindi da quel momento in poi siamo diventati, possiamo dire, in grado di riprodurre questi modelli di lavoro, di cultura presso i nostri laboratori. Allora, nel 2013 ci è stato assegnato un progetto di ricerca finalizzato da parte del Ministero che prevedeva l'utilizzo di questi microrganismi predatori, dell'Ovibrio and the like organisms, nel settore della depurazione molluschi bivalvi. Nel 2017 un nuovo progetto di ricerca riguardante sempre l'utilizzo di questi batteri predatori ci è stato di nuovo assegnato dal Ministero nell'ambito dei progetti di ricerca corrente e prevedeva appunto l'utilizzo di tali batteri in altre filiere alimentari, in particolare nella filiera lattiero-casearia e la filiera carnea. Per quanto riguarda le applicazioni, diciamo, e i potenziali applicativi di questi microrganismi e i risultati, diciamo, inerenti a questi due progetti di ricerca, lascerei la parola ai miei collaboratori, la dottoressa Silvia Pieralisi, che ha curato, diciamo, l'applicazione di tali microrganismi nella filiera carnea e lattiero-casearia, e il dottor Gabriele Angelico, che ha invece curato in particolare l'applicazione di questi microrganismi nella filiera ittica, quindi nello specifico nella depurazione dei molluschi bivalvi. Buongiorno. Io sono Silvia Pieralisi, sono abruzzista biologa presso l'Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche, sede di Ancona. Presso l'Istituto Zooprofilattico nel 2017, come diceva la dottoressa Ottaviani, ho partecipato a un progetto di ricerca corrente riguardante l'utilizzo e l'applicazione dei BALOS, Bedellovibrio and Like Organism, nella filiera carnea, quindi nella filiera alimentare. Lo scopo della ricerca era capire se poteva esserci una possibile applicazione di questi batteri gram negativi, predatori di altri batteri, anche patogeni per l'uomo, una possibile applicazione per quanto riguarda l'aumento della shelf life dei prodotti della filiera alimentare, vedere se potevano essere applicati per abbattere, diciamo, la carica di questi batteri negli alimenti.
Abbiamo fatto innanzitutto delle prove utilizzando un ceppo di Bdellovibrio bacteroborus, specifico predatore di un altro batterio gram-negativo, l'Escherichia coli, vedendo che c'era un abbattimento inizialmente, soprattutto nelle prime ore della carica in brodo. Questo facendo poi diverse prove di diverse concentrazioni e lo abbiamo poi applicato direttamente su una matrice carnea, la matrice petto di pollo, studiando questo abbattimento nei giorni, partendo dal tempo zero. Già a un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore abbiamo poi ogni volta monitorato la carica batterica dell'Escherichia coli nell'alimento, vedendo subito un risultato interessante, e cioè l'abbattimento fino a 4 logaritmi nelle prime 6 ore. Questo indicava l'intensa attività del Bdellovibrio bacteroborus all'interno dell'alimento carneo verso la sua preda. Questo l'abbiamo anche applicato in un'altra matrice carnea che era la carne in scatola, vedendo comunque un abbattimento, anche se non alto come per quanto riguarda il petto di pollo, però c'era comunque sempre stato un abbattimento di circa 2 logaritmi sempre nelle prime ore, indicando quindi l'intensa attività di questo batterio, intensa attività predatoria all'inizio del contatto con l'alimento. Tutto questo ci ha portato alla conclusione, alla potenziale conclusione che questo batterio può essere potenzialmente utilizzato per tutti quegli alimenti ready to eat, comunque che hanno un periodo di conservazione abbastanza breve, come coadiuvante nel controllo nella shelf life, quindi può essere utilizzato come coadiuvante, per esempio, in quegli alimenti che richiedono un'atmosfera controllata per la loro conservazione, per aumentare quindi la shelf life e la salubrità e la conservabilità del prodotto. Buongiorno, io sono Gabriele Angelico e attualmente sono un collaboratore di ricerca sanitaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche nella sezione di Ancona. Ho cominciato ad occuparmi di Balos nel 2016-2017 con le conoscenze tramandatemi dalla dottoressa Chierichetti, che era stata appunto in America ad approfondire le tecniche di coltivazione e isolamento di questi Bdellovibrio. Nel 2017 mi è stata assegnata, nell'ambito di una ricerca finalizzata, il progetto di prove di decontaminazione di molluschi bivalvi utilizzando i Bdellovibrio and like organisms. Le nostre prove consistevano nell'isolare campioni di Bdellovibrio dalle acque marine, quindi Halobacter vorax. Abbiamo scelto come area di campionamento un allevamento di cozze al largo della costa marchigiana all'altezza di Numana Sirolo. Ogni 2 settimane, tramite i campionamenti ufficiali per il monitoraggio delle aree di sorveglianza delle acque, ci mandavano tramite con le cozze dei campioni di acqua. Noi da questi campioni di acqua abbiamo cercato di isolare degli Halobacter vorax con preda specifica Vibrio paremolitticus. Nel 2017 e nel 2018 abbiamo fatto quindi un campionamento bimensile e come dati ottenuti abbiamo rilevato che in tutto il corso dell'anno più o meno siamo riusciti ad isolare Halobacter vorax anche nei mesi invernali, quindi a temperature più basse. Noi con le conoscenze che avevamo sapevamo che le temperature ottimali di crescita erano intorno ai 20-25 gradi, quindi un po' incompatibili con le temperature delle acque marine e con le temperature degli impianti di depurazione dei molluschi. Però abbiamo notato che anche a temperature più basse l'Halobacter vorax è attivo, quindi ha attività predatoria nei confronti del Vibrio paremolitticus. Quindi abbiamo deciso di provare sperimentalmente negli impianti di acquari che abbiamo in istituto, di provare a contaminare sperimentalmente le cozze con Vibrio paremolitticus e concentrazioni differenti di Halobacter vorax isolato in campo.
Abbiamo notato che in diverse prove sperimentali siamo riusciti ad ottenere un abbattimento di carica dei due logaritmi del Vibrio paremolyticus nelle prime 24-48 ore. Quindi, diciamo, non siamo riusciti ad ottenere un abbattimento completo della carica iniziale del Vibrio paremolyticus, però con l'Halobacterium vorax siamo riusciti ad contenere la replicazione del vibrio in acqua e quindi a mantenere allo stesso livello la contaminazione da vibrio paremolyticus. Questo ci porta a considerare che negli impianti di depurazione dei molluschi, comunque con temperature dell'acqua intorno ai 13 gradi e salinità un po' più spinte, l'abbattimento di carica non ci sarà completamente verso Vibrio paremolyticus, però potrebbero essere utilizzati Halobacterium vorax per un contenimento, quindi una lotta integrata insieme a variazioni di temperatura e variazioni di salinità degli impianti potrebbe portare ad un abbattimento considerevole e interessante di carica da Vibrio paremolyticus. Molto bene, ho fatto parlare i miei collaboratori per quanto riguarda le applicazioni tecniche di questi microrganismi nelle diverse filiere, quindi filiera carnea e filiera ittica. I risultati sono preliminari ma molto molto interessanti, quindi chiaramente adesso dovremmo sviluppare questi modelli sperimentali soprattutto applicandoli a livello aziendale, quindi nelle produzioni. Quindi nella produzione nella filiera carnea e nella filiera ittica a livello di azienda. Perché diciamo, i risultati sono promettenti? Intanto sono promettenti perché questi microrganismi riescono ad abbattere in maniera significativa la loro preda nelle prime ore, in particolare mi riferisco alla filiera carnea. Abbiamo visto un abbattimento della preda addirittura di 4 livelli dopo le prime 6 ore. Nella filiera ittica ugualmente abbiamo un contenimento della preda, in questo caso il Vibrio paremolyticus, che rimane comunque dopo 24 ore a un livello inferiore alla sua carica minima infettante, quindi il balos è in grado di contenere il rischio legato a questo microrganismo, cioè il Vibrio, che con i sistemi tradizionali di depurazione non viene assolutamente, eliminato. Fatta questa premessa, quali potrebbero essere le applicazioni pratiche di questi microrganismi? Nella filiera ittica potrebbero avere un'ottima applicazione negli impianti di depurazione per abbattere, per contenere il Vibrio paremolyticus, visto che i sistemi tradizionali non sono in grado di contenerlo. Si dovrebbe lavorare in approcci integrati, auspicando quindi di lavorare in contemporanea sulla temperatura di utilizzo dell'impianto e anche sulla sua salinità, perché si è visto che il Vibrio paremolyticus e anche il Vibrio vulnificus, che è un altro patogeno, vengono sensibilmente ridotti lavorando sul livello di salinità dell'acqua. Quindi integrando l'utilizzo del balos con la salinità e la temperatura si potrebbero ottenere dei risultati molto molto interessanti. Nella filiera carnea l'applicabilità di questi microrganismi potrebbe essere sicuramente in alimenti, come ha detto la mia collaboratrice, la dottoressa Pieralisi, in alimenti ready to eat, quindi in alimenti pronti nelle prime ore di conservazione, perché la loro attività, abbiamo visto, si esplica già dopo le prime 2 ore, con un livello di abbattimento molto elevato. Quindi in azienda sicuramente sarebbe da testare questo microrganismo in una filiera produttiva durante appunto proprio la produzione dell'alimento nelle prime ore di conservabilità.